Bella, raga, rieccoci su Wuthering Waves. Sta per uscire Chang'e, non manca troppo tempo, esce il 22 e ovviamente abbiamo finito tutti i nostri precalcoli del caso. Poi ovviamente c'è da vedere un po' in game come sarà. Avete avuto modo di provare velocemente e brevemente Chang'e tutti durante la storia, chiaramente, quindi una minima idea di come girano le sue animazioni, come sono. Tra l'altro sappiamo che è spettacolare perché il suo design cambia durante l'animazione delle abilità, quindi è veramente un bel PG. Detto questo, visto che siamo in preparazione del suo arrivo, ci siamo fatto un paio di calcolini per capire che cosa vogliamo effettivamente su Chang'e, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ne parliamo un attimo velocemente, ok? Così avete un piccolo recap prima che esca il personaggio, insomma. Ora, chiaramente le cose più importanti sono l'ordine delle armi, e abbiamo un attimo calcolato quali sono le armi migliori, in che ordine vanno, sempre ovviamente cambiando le stat che utilizziamo su Chang'e, eccetera, eccetera. Per Yeko purtroppo non abbiamo molta scelta, il set fuoco è l'unico veramente che fa qualcosa, con l'Inferno Rider come main è l'unico attivo del set fuoco che ci dà abbastanza danni perché abbia senso usarlo e ci dà abbastanza energy, quindi useremo sicuramente Inferno Rider. E poi chiaramente facciamo una piccola nota sulle sequence node, sulle sinergie e l'energy consigliato, ok? Quindi andiamo un attimo ai nostri calcoli fatti effettivamente, e partendo dalle armi, allora, sempre considerando che cambiamo le main stat tra crit damage e crit rate, in modo da avere un crit bilanciato in base all'arma che stiamo usando, con delle stat realistiche, con dei roll realistici, insomma, quindi niente di fuori di testa, ma che comunque poi potete vedere in ogni singola pagina che abbiamo fatto per ogni singolo caso, insomma. Ma di fatto che nella media la sua arma limited rende il 10% meglio della Genesis, che sarebbe l'arma standard 5 stelle, che bene o male ce lo possiamo aspettare, anche perché la Genesis è un'ottima arma standard 5 stelle, la spada, insomma, però comunque rende un aspetta, ok, rende un 25% meglio comunque della Command of Conviction R5, ok? Quindi una viola maxata. Quindi, per me l'arma di Chang'e è qualcosa che conviene prendere. Ovviamente se avete già 27 Emerald of Genesis potete evitare, ma per me che ne ho solo una, le pool standard scarseggiano e mi servono più spade su QPG, sto quasi pensando di prenderne più di una di quelle di Chang'e in realtà da usare magari anche su altri utilizzatori di spada come arma, no? Nel senso, quindi per me la spada è abbastanza consigliata, la sua arma limited, potete farne a meno con la Genesis, chiaramente, se volete usargli la Genesis e non l'avete, non la state usando magari su altri personaggi, la potete swappare tranquillamente. Per quanto riguarda invece le sequence node, ora le andiamo un attimo a vedere, sta di fatto che prendendo la S0, quindi senza sequence node di riferimento, l'S1 cambia veramente poco il vantaggio che dà l'antiinterruzione, ma ora andiamo a vedere. L'S2 anche cambia veramente poco, l'S3 cambia veramente poco, l'S2 ci dà 15% danno in più, che se la vedete con Emerald of Genesis rende meglio dell'arma, ma è un S2, ok? Costa molto di più, quindi in realtà a livello di efficienza per danno che ci dà l'arma è molto meglio. Cioè, efficienza costo danno che ci dà, chiaramente. E poi in realtà un netto vantaggio lo otteniamo quando iniziamo a vedere S5 ed S6, dove abbiamo veramente tanti danni in più. L'S5 è un 60% di total damage extra rispetto alla S0, e la S6 è un 92% di damage extra rispetto all'S0, ma stiamo parlando di sequence node da whale, ok? Quindi cose che normalmente non prenderei nemmeno in considerazione. Per parlare di che cosa sono queste sequence node nel dettaglio, chiaramente, la prima semplicemente ci aumenta il danno del 10%, che fa abbastanza schifo, e ci aumenta la resistenza alle interruzioni, che nel caso di Chang'e è buono perché comunque vuole fare una combo di attacchi base, quindi però non ne vale la pena secondo me, ok? La seconda invece ci aumenta chiaramente il crit rate, che è uno stat fix che può andare bene. 80% di danno in più sulla ulti, sulla 3 va bene, ma non è niente di che. La 4 dà attacco a tutti i membri del team, la rende un po' più supportiva, poi ovviamente si autobuffa anche lei, 20% che va anche lei, però giocata con una Anchor magari la 4 ha un po' più di effetto. E poi chiaramente abbiamo la 5 e la 6 che gli aumentano il danno del forte circuit
sia a livello di moltiplicatore che a livello di damage percentuale, quindi si sente abbastanza. La 6 ci dà 40% ignora difesa sulle cose importanti del suo kit, che sono la skill, il forte circuit o l'attacco caricato, vedete come volete, è la stessa cosa. Poi non è la stessa cosa, nel senso che il forte circuit ha 4 stack, quando le usiamo con l'attacco caricato lo consumiamo, quindi vedetela come la stessa cosa. E poi abbiamo chiaramente la ultimate, che 40% ignora difesa, raga, è sempre una bomba, ok? Sapete già, e anche per altri giochi che trattiamo, che ha un effetto incredibile. Per quanto riguarda questo foglio, questa qui è chiaramente un database di Wuthering Waves che vi ho sempre messo nel mio Discord dal day one. È fatto da una persona estremamente brava, è un sito che funziona molto bene, ve lo consiglio sempre. Mentre un recap di cosa fa il kit tradotto in italiano con una priorità delle substat consigliate e priorità delle armi in base a quello che abbiamo calcolato, stat, eco attivo, eccetera, eccetera, lo trovate sempre nella mia scheda dei personaggi di Wuthering, che trovate anche questa nella sezione di Wuthering del mio Discord o comunque in descrizione, ok? Se volete accedere a tutte queste cose qua. Infatti vi ho messo qua semplicemente S1, S5, S6, S5, S6 estremamente forti, l'S1 non ci aumenta i danni praticamente di niente, però c'ha la resistenza all'interruzione, però l'arma è sempre la cosa consigliata, ok? A livello di energy per la sua rotazione, ora torniamo un attimo qui, saltiamo un po' di argomento in argomento. Abbiamo visto che per arrivare alla ulti, considerando che comunque dal suo team lei prende sempre un... prende sempre un 40-50, dipende un po' da quanto tempo sta fuori dal field e chi è in field oltre a lei, perché ad esempio ho giocato in una modalità dual DPS, in un team dual DPS con Anchor nel suo field time genera comunque abbastanza energy per Chang'e. Sta di fatto che in una sua rotazione decente abbiamo visto che 30% di energy regen basta su Chang'e. Se arrivate a 40 che avete dei roll extra, va bene così. Se avete la Genesis come arma che vi dà altra energy, va bene così. E sta di fatto che un range di 25-30 energy regen vi dovrebbe bastare extra, presa dalle substat. Se arrivate a 40 non c'è nessun problema, va ancora meglio, va benissimo per stare sicuri, ok? Anche perché la Ultimate è una parte abbastanza importante del suo kit, visto che ci genera immediatamente 4 stack per il suo forte circuit, quindi yep. Però c'è da dire che effettivamente la sua sequenza di skill 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 e poi combo di attacchi base ci genera comunque la sua rotazione normale con il forte circuit, e poi la ulti la facciamo, la inseriamo in rotazione quando ce l'abbiamo, quando possiamo chiaramente, ok? Comunque yep, per quanto riguarda energy regen, questo è, quindi la rotazione di base che prendiamo in considerazione è, se non abbiamo l'ultimate, chiaramente intro, eco, quindi utilizziamo l'Inferno Rider appena entriamo, facciamo la sua combo di skill, attacco potenziato, skill, attacco potenziato. Vi ricordo che poi in realtà abbiamo una combo di attacchi base che vogliamo fare per guadagnare un'altra stacca del supporto di circuit, quindi qua abbiamo basic 1, 2, 3, 4. Se facciamo un heavy attack in aria o a terra, skippiamo i primi tre attacchi base. Questi dettagli li vedremo quando esce il PG, faremo dei video dedicati al gameplay, ok? Sta di fatto che la rotazione di base di Chang'e sembra veramente molto semplice, quindi non vi preoccupate per il gameplay del personaggio in sé per sé. Tornando invece a risultati e differenze, per quanto riguarda la priorità delle abilità da livellare, onestamente non cambia niente livellato. Okay? La intro è proprio l'ultima in generale, però sicuramente skill, ultimate e forte, la differenza, cioè, sono tutti abbastanza importanti, quindi livellateli tutti. L'attacco base subito dopo e poi abbiamo la intro skill, quindi abbiamo effettivamente un piccolo calcolo anche su questo. Mi sto dimenticando qualcosina? Beh, ovviamente per i materiali immagino che comunque molti di voi siano già informati, ma comunque qua abbiamo i fiori del nuovo mondo, eccetera, eccetera. Gli stessi materiali richiesti da Rover, ce li abbiamo qua, insomma, che potete perfarmare anche, vabbè, penso che qualcuno l'abbia già fatto col doppio drop, i materiali di Jhue per quanto riguarda i boss settimanali e poi chiaramente i materiali di Inferno Rider per l'elemento fuoco, ok? Ma comunque trovate tutte queste informazioni sui materiali sulla wiki, onestamente solitamente non li indico perché c'è questo sito che è spettacolare, ve lo consiglio, insomma è fatto da una persona con cui collaboriamo, quindi tanta roba come sempre, mentre per tutto il resto, se volete un recap veloce di quello che abbiamo visto qui, chiaramente avete le schede, ok? Per sinergie, lei sta molto bene in dual DPS, fa la sua rotazione, cambia di rotazione con un altro DPS. L'altro DPS fa la sua rotazione, poi nel senso Anchor chiaramente è ottimo perché Chang'e buffa effettivamente anche la rotazione
di Anchor per quando entra in campo. Morte P è abbastanza buono, è un outfield di DPS, ci dà extra danno, elemento fuoco, quindi tutto sommato viene a volte buffato anche lui, anche se in realtà non è quello che ci interessa chiaramente. Verina classica sta sempre bene. Baizi classica sta sempre bene, insomma. Quindi, diciamo che a livello di sinergie Sangha Lee, bene o male, siamo lì. Ovviamente può giocare in dual DPS con chi volete, ok? Se avete una Yelena, volete fare cose strane, cose pazze, potete tranquillamente farlo, insomma. E, comunque potete un po' inventarvela per quanto riguarda le sinergie. Al momento, chiaramente, non abbiamo così tanti personaggi a dire, ok, ci sono queste sinergie, chiaramente ne abbiamo alcune specifiche, poi chiaramente abbiamo quelli generici che vanno sempre bene, che sono Verina, Baizi, per ovviamente il danno che ci buffano, però per il resto questo è tutto, ok? Quindi set, ultima cosa, chiudo di nuovo col set Molten Rift 5 per 4-3-3-1-1 come sempre, attacco percentuale sui costi 1, sui costi 3 vogliamo fusion damage, la differenza se mettiamo attacco percentuale al posto di fusion damage su un costo 3 è veramente bassa, ok? Stiamo parlando di un range da 1% a 5%, se avete un costo 3 attacco già uppato del set fuoco potete usarlo, ma io non upperei niente attacco percentuale. Cercatevi fusion damage se possibile, insomma, ma comunque non è fondamentale. Ovviamente crit damage o crit rate di main stat sul costo 4 sul vostro Inferno Rider in base a karma usate. Se chiaramente pullate la Blazing Brilliance, che è la sua arma, cercherei main stat crit rate. Se invece usate la Emerald of Genesis, cercherei main stat crit damage, ok? E direi che per quanto riguarda Chang'e pre-release, questo è tutto in realtà. Ovviamente quando esce il personaggio la pulleremo in live, quindi se qualcuno vuole pullare in live vi ricordo che potete avvisarmi su Discord che pulliamo insieme, ce la guardiamo, insomma la proviamo, testiamo tutto quello che possiamo testare e farò chiaramente un piccolo video di gameplay insomma, per spiegarvi la base del personaggio, ma comunque è abbastanza semplice, quindi non vi preoccupate. Okay? Fatemi sapere se la prenderete o se aspettate qualcuno della 1.2. Io onestamente aspettavo Camellia per la 1.2, ma non è uscita, quindi andiamo molto tranquilli su Chang'e Lee, anche perché la sua arma, come ho detto, ne voglio sicuramente una per lei, se non due da usare su PPG, quindi vediamo, anche perché le pull standard non esistono, e la mia seconda Emerald of Genesis, secondo me, arriva in patch 1.6, tipo, qualcosa del genere. Se esiste la patch 1.6, vedremo. Sta di fatto che per il video è tutto. Grazie per aver guardato, ci vediamo alla prossima. Bella!